Vittoria abbastanza importante per il morale, anche se un po' striminzita nel punteggio, della nazionale italiana contro la squadra portoghese dello Sporting di Braga, che milita nella prima divisione del suo paese. Gli azzurri, all'ultima uscita prima dell'inizio del Mundial di Spagna lunedì prossimo contro la Polonia, si sono affermati per 1-0, ma il punteggio poteva indubbiamente essere più vistoso. Davanti ad appena 2.000 spettatori, in un pomeriggio di caldo afoso, con una temperatura nettamente superiore a quella di Vigo, la nazionale si è buttata coraggiosamente in avanti, come per cancellare in un colpo solo tutte le critiche che le erano state mosse. E in effetti, dei progressi, seppur lievi, ci sono stati. Paolo Rossi sta meglio, insieme a Graziani e Bruno Conti, ha fatto vedere qualche cosa di buono. Bene anche Terzini, discreta la prova di Antognoni. Come a dire che l'unico che preoccupa in senso negativo è Tardelli, troppo abulico e troppo spesso assente dal gioco. E adesso un po' di cronaca. Al 21esimo azione Rossi-Cabrini, ma Joao para. Al 29esimo bella combinazione da Marini per Graziani a Scirea, che perde però il controllo prima del tiro conclusivo. Al 38esimo arriva il gol dell'Italia. Marini per Bruno Conti, che apre per Cabrini, il quale mette al centro un invitante pallone. Graziani deve solo spingerlo dentro. Nel secondo tempo, Berzotto schiera Bergomi, Massari e Gordon per Gentile, Marini e Zoff. Il ritmo del gioco cala, ma era prevedibile. Rossi va via la mezz'ora sulla fascia sinistra. Opera un cross per Graziani, che da una distanza irrisoria si fa deviare il pallone in calcio d'angolo. Attacca sempre la nostra nazionale. Bruno Conti prima e Antognoni poi preparano questo pallone per Paolo Rossi, che fa tutto da solo, meno il gol. La condizione di Pablito fa ben sperare. Il nostro gioco ha fatto vedere qualche lievissimo miglioramento. I punti interrogativi però sono ancora tanti, al contrario del tempo per opportune verifiche che è terminato questa sera.